vediamo di ricapitolare un po' di cose che abbiamo già visto per poi cominciare il nostro percorso nella letteratura italiana. Noi abbiamo già parlato della lirica provenzale, dei trovatori, non abbiamo citato un teorico che vive nel XII secolo, si chiama Andrea Cappellano e scrive una serie di trattati, affronta ad esempio anche la tematica dell'amore. Andrea? Cappellano. Quindi prima ancora di vedere la poesia, possiamo dire che l'amore viene trattato dal punto di vista filosofico, dal punto di vista teorico. È un argomento che suggestiona la fantasia dell'uomo, abbiamo appena visto perché, e quindi si cerca di dare una spiegazione a che cosa sia l'amore. Abbiamo già visto, quando abbiamo fatto il percorso sulla poesia trovadorica, che dal punto di vista poetico questa tematica viene declinata nel cosiddetto Servitium Amoris. Una serie di stilemi, di motivi letterari che vengono ripresi dai grandi poeti elegiaci dell'antichità, in particolare del mondo latino. Vi cito i tre più famosi. Siamo in età augustea, quindi sotto l'impero di Ottaviano, poi Augusto. Ci sono tre grandi autori, Properzio, Tibullo e Ovidio. Properzio, Tibullo e Ovidio, che scrivono opere sull'amore e in particolar modo si pongono al servizio della donna amata, Servitium Amoris. Il poeta è come un servo, uno schiavo d'amore, che deve rispondere all'esigenza di servire alla donna amata, la donna amata che diventa una vera e propria domina. La domina è la signora intesa come padrona. Vi ricordate, abbiamo già parlato dell'etimologia di domina, quella I intervocalica in posizione atona, cioè senza accento, cade nel Medioevo, diventa domna, e da domna abbiamo donna, la donna. Invece se mettiamo prima l'aggettivo possessivo mea domina, cade la I in posizione atona intervocalica, abbiamo mea domna, madonna. La donna, la mia signora per eccellenza è la madre di Gesù, Maria, la Madonna. Se vi ricordate, abbiamo visto l'altra volta Jacopone da Todi, come si chiamava una delle sue più importanti composizioni? Studiare volta per volta, dai. Donna de Paradiso. E anche in questo caso ci si riferiva a Maria. Quindi vedete che la tematica deriva dal mondo latino, ma viene poi declinata in età medievale secondo nuovi punti di vista. Colleghiamo qui storia, perché dobbiamo capire la mentalità, la società del tempo per comprendere la letteratura. Abbiamo parlato di vassallaggio e beneficio, vi ricordate? Sì. Il guerriero dà la propria fedeltà al Signore con dei gesti e in cambio riceve un premio, un beneficio, un riconoscimento. Nello stesso modo, questo Servitium Amoris di origine antica, latina, romana, viene riadattato ai canoni della società medievale. Cioè il poeta è il vassallo della donna amata, le giura fedeltà eterna e in cambio ottiene un beneficio. La poesia è lo strumento attraverso il quale il poeta esprime la propria fedeltà nei confronti della donna amata.
Vi ricordate, abbiamo già accennato qual è il beneficio, qual è la ricompensa. Chi si ricorda? Beh, quello non è tanto una ricompensa, l'indifferenza. Il contrario. Il saluto. Il saluto. Il salut, in francese. Salute. Cioè la donna, come ricompensa al servizio Mamoris del poeta, dà un segno, un gesto concreto che dimostri non soltanto al poeta, ma a tutti quelli che vedono, che lei si accorge e gradisce questo servizio Mamoris. È un gesto del tutto platonico, astratto, cioè non è un riconoscimento pratico. Potrebbe essere un cenno della mano, potrebbe essere il dono di un fazzoletto. Non c'è nulla di carnale, di corporeo, di relativo. C'è quindi un riconoscimento dell'impegno del poeta. Quando il poeta si comporta male, viene tolto questo salut, e quindi c'è l'indifferenza, come diceva prima Francesca, e in questo caso però è il contrario. Cioè si rompe il patto di alleanza tra vassallo e signore, tra poeta e donna. Capiterà ad esempio tra Dante e Beatrice, lo vedremo nella Vita Nova, quando a un certo punto Beatrice toglierà il salut a Dante e Dante soffrirà molto di questa cosa. E quindi tutte le poesie sono forzate. In che senso tutte le poesie sono forzate? Se l'uomo deve, se il poeta deve scrivere la fedeltà tramite la poesia, è un qualcosa di già programmato. È un modello fisso che si ripete, certo. Quindi non è un vero sentimento. Perché non è un vero sentimento? Perché se è qualcosa di programmato. Allora Dante dirà, lo vedremo poi quando faremo il Dolce Stinnovo, che il suo modo di fare poesia è diverso dagli altri, perché lui ascolta quello che gli ispira amore e ciò che gli detta va significando, cioè trascrive a parole il sentimento che sente dentro di lui. Quindi è soltanto un modo per esprimere formalmente quello che è il suo sentimento interiore, non è forzato. Però invece di essere esposto liberamente, viene inquadrato dentro un canone, un modello. Sì, però dobbiamo pensare che non tutte le società funzionano come le nostre. Adesso noi siamo molto liberi di esprimere i nostri sentimenti. In generale, nelle società antiche c'erano delle modalità espressive. Vi ricordate l'importanza dei gesti? L'abbiamo visto anche con San Francesco, ad esempio. Se io voglio esprimere qualcosa, devo usare una serie di gesti, di simboli. La civiltà medievale è una società iconica, cioè devo rappresentare, devo usare un segno. Ne approfondiremo queste tematiche, ne riparliamo. Ci siamo fin qui? Sì. Quindi abbiamo visto il servizio Mamoris, come nasce e come si declina poi nell'Alto Medioevo, soprattutto abbiamo visto in Francia con la poesia trovadorica.